Amici sportivi, benvenuti alla 77esima puntata di Extreme People. Un'altra puntatona con grandissimi ospiti. Cominceremo con il nostro Lorenzo Pardini, che è riuscito a portare qui in studio Valentina Marchei. Parleremo con questa campionessa italiana di pattinaggio su ghiaccio e avremo anche la presentazione di una, speriamo, una futura stella. Saranno famosi. Avremo con noi anche Martina Verga. Poi passeremo e torniamo a parlare di badminton a distanza di circa un mese. Avremo qui Rosario Maddaloni. Rosario Maddaloni è il campione italiano in carica sia nella categoria singolo che nel doppio maschile. Poi il nostro Fabio D'Annunzio ci porta niente poco di meno che il campione europeo di triathlon, Giulio Molinari, campione europeo sulla distanza mezzo Ironman 70.3. Ed infine un altro personaggio famosissimo, parliamo di marcia femminile, campionessa italiana sulla distanza di 20 km, avremo Eleonora Anna Giorgi. Quindi una puntata in cui si parlerà di pattinaggio artistico su ghiaccio, parleremo di badminton, parleremo di triathlon ed infine di marcia. Quindi a tutti buona visione. Benvenuti telespettatori a questa nuova puntata di Extreme People, al secondo blocco. Prima abbiamo parlato di badminton, adesso parleremo di atletica perché siamo in compagnia della campionessa Eleonora Anna Giorgi. Benvenuta. Ciao a tutti, grazie per l'invito, è un piacere essere qui. Grazie a te che sei venuta, hai accettato l'invito. Te sei presente un atleta di alto livello perché hai partecipato alle Olimpiadi di Londra 2012 e agli ultimi europei di Zurigo. E iniziando proprio da qua ti volevo chiedere te come hai fatto, come hai iniziato a correre, i tuoi primi passi, le tue prime esperienze, come hai fatto? Sì, allora la passione per l'atletica leggera è nata alle scuole medie, quindi c'era il professore che ci portava a fare le campestri, lì senza preparazione arrivavo sempre nei primi posti, quindi è iniziata... Quindi già lì hai visto che avevi un po' di talento? Sì, no, mi piaceva molto correre, a differenza delle mie compagne di classe che quando bisognava correre fingevano svenimenti, sì, attacchi... mal di pancia... Esatto, io invece a me piaceva veramente tantissimo, quindi... Anche il mio professore delle medie mi ha detto: devi fare atletica leggera, devi provare, continuare a correre. Quindi ti ha spronato a continuare? Sì, sì, in realtà io andavo a scuola a Milano, però abitavo a Cabiate, vicino Mariano Comense, quindi sono riuscita ad iscrivermi ad atletica leggera solo qualche anno dopo, quando ho iniziato le scuole superiori. E ho iniziato con il mezzo fondo, facevo 400-800 metri e a causa di un infortunio ho avuto una tendinite, non potevo più correre e mia mamma Graziella mi ha consigliato di provare a marciare perché la marcia è un po' meno traumatica della corsa e beh, all'inizio non è stato facile perché... Ma che differenza hai notato tra il mezzo fondo e la marcia? Beh, la marcia c'è molta tecnica da imparare, quindi c'è questo gesto che inizialmente non è naturale, bisogna usare le anche come una camminata velocissima, come se stessi per perdere il pullman o il treno e inizi a camminare velocissimo. Poi devi sempre avere un piede attaccato per terra e il ginocchio... Se no vieni squalificato. Esatto, altrimenti i giudici ti danno 3 bolline e quando hai 3 bolline vieni squalificato. E quindi inizialmente non mi piaceva tanto la marcia, poi
mi prendevano in giro. Te la sei fatta piacere? È diventata una sfida, perché nessuno credeva in me, quindi ho detto no, voglio dimostrare che ce la posso fare. E piano piano, dopo pochi mesi che mi allenavo, ho partecipato ai primi campionati italiani, sono arrivata nona, mi ricordo che premiavano le prime otto, quindi da lì ho detto no, l'anno prossimo... Il prossimo anno devo prendere la medaglia. E sì, poi l'anno dopo, vabbè, erano i campionati italiani giovanili, però l'anno dopo poi li ho vinti, ho fatto in prima nazionali giovanili fino ad arrivare al 2012, dove ho partecipato alle Olimpiadi di Londra. E proprio qua mi riattacco, perché te sei arrivata 14esima nella, sì, 20 chilometri, quindi è stata un po' l'emozione più forte che hai vissuto finora. Sì, finora credo che sia stata la mia gara più bella, perché partecipare alle Olimpiadi è il sogno un po' di tutti gli atleti, e essere lì nel villaggio olimpico con atleti di tutte le nazionalità. L'atmosfera che vivi. Sì, tutti che andavano a mangiare nello stesso ristorante, il ristorante internazionale, poi vedevi atleti di tutti gli sport, dai medagliati a anche chi arrivava ultimo. Ma poi anche l'atmosfera che si crea, lo spirito. Ma l'atmosfera era magica, secondo me, perché io appena sono entrata avevo la pelle d'oca, quanto ero emozionata. Poi anche durante la gara mi ricordo che non sentivo fatica, infatti anche l'ultimo giro sono arrivata sorridente, tutti mi hanno detto ma se c'era un altro giro le battevi tutte, ti ho detto no, magari la prossima volta. È comunque un'esperienza da ripetere, magari da rifare a Rio. Sì, sicuramente. Pensando. Sì, lì andrò con più ambizioni, sicuramente. Perché avendo già fatta una, sei già, sì, già un po' sperimentato. Sì, quest'anno ho fatto il 2014 ho fatto un buon salto di qualità con il mio allenatore Giovanni Perricelli, quindi siamo sulla buona strada. E forse allora quest'altra domanda che ti faccio: i giochi del Mediterraneo del 2013, la vittoria di Mersin, questa può essere stato l'oro più bello che hai vinto? Sì, è stata una bella gara, anche se ricordo che faceva caldissimo. Io mi alleno a Milano, quindi sono abituata all'umidità e al caldo, però lì ricordo che prendevo la spugna, mi spugnavo, era già asciutta. Però è stata comunque una bella gara. E quindi finora, come già stavamo dicendo, la vittoria, sì, che sì, ricordi, sì, in maniera più piacevole? Sì. E poi volevo riattaccarmi da questo: te, oltre ad essere una campionessa nello sport, come stavamo parlando, sei anche comunque nella vita quotidiana, perché comunque sei laureata in Bocconi, giusto? Sì, mi sono laureata a ottobre del 2014. Quindi fresca dottoressa, però nella, sì, specialistica. Sì, ho fatto la triennale e poi la specialistica in economia delle pubbliche amministrazioni e istituzioni internazionali. È stata dura conciliare entrambe le cose. Però, ma come hai fatto a conciliare lo sport a così ad alti livelli con lo studio? Comunque anche a Bocconi bisogna studiare. È un'università, come tutto l'università, è impegnativo studiare, come fare un secondo sport, un secondo lavoro. Però per me la cultura è molto importante, quindi io ho cercato di organizzarmi, magari a volte sacrificando le uscite, anche se non mi posso lamentare, perché ho sempre fatto ciò che mi piace, quindi sono... che tutte le fatiche e i sacrifici sono stati ampiamente ripagati. Ma i professori, per sfatare un po' un tabù, cioè vedevano bene che te facessi sport, ti ostacolavano, dicevano nulla? Non lo sapevano tutti, perché poi vabbè, ogni materia aveva un professore, quindi è capitato che una volta dovevo partire per una gara con la nazionale, quindi avevo la valigia e un professore si è un po' incuriosito e poi ha iniziato a seguirmi, però che io non è che lo dicessi a tutti i professori che facevo parte della nazionale o che andavo alle Olimpiade, non volevo essere avvantaggiata. Beh, i miei compagni lo sapevano, infatti mi tifavano. Ti tifavano da casa, dicevano? Sì. Forza Leonora, mandavano messaggi su Facebook. Beh, magari te l'hanno anche portato bene. Sì, infatti mi dicevano nelle interviste devi salutare la classe, devi ricordarti. Ti dicevo sì. Visto che stiamo parlando di Milano, invece com'è la situazione degli impianti a Milano? Cioè, è buona? Che ci sono ampi margini di miglioramento, si può migliorare. Io mi alleno, ma la marcia non ha bisogno di tante strutture perché noi siamo sempre in strada, però un palazzetto indoor anche per l'atletica farebbe comodo, soprattutto nei mesi invernali in cui fa molto freddo,
Beh, io sono appena rientrata da un raduno a San Diego, quindi lo sbalzo termico. Infatti ti vediamo bella abbronzata, sì, non, sì. Ricordiamo, non hai fatto la lampada, no, ma no. Sei andata ad allenarti. Sono andata prima ad allenarmi, infatti sono tornata da pochi giorni. E, poi adesso non so altre strutture, però sicuramente si può migliorare molto. E invece no, ti voglio dire questa cosa, quindi parlando proprio del palazzetto, adesso tra pochi mesi inizia l'Expo, uh-huh. Sarebbe bello chiedere come un regalo di fine Expo di fare magari una struttura polivalente, visto che comunque il palazzetto del ghiaccio sta decadendo, mancano piscine da 50 metri, sarebbe sì, bello sarebbe per lo sport bello, milanese. Anche perché Milano è una grande città, quindi il fatto se lo merita. È il fatto che mancano anche queste strutture e poi non si possono organizzare le grandi competizioni, cioè mentre magari a Roma ci sono, a Milano, per il fatto che non ci sono non si potranno mai organizzare, ma non dico nemmeno mondiali, ma magari europei. Okay. Manifestazioni così, quindi cioè, si può fare un appello. Facciamo un appello. Così. Sperando che ci ascolti. Speriamo che lo costruiscano prima che finisca la carriera, così da poter così usufruirlo. Potrei anche correre nella tua Milano davanti ai tuoi ex compagni di università, tifosi. Sì, infatti una volta hanno organizzato il campionato italiano all'Arena. Sono tutti a tifarti? Sì, bello, diciamo che la pista non è delle migliori. Poi, vabbè, anche le zanzare ci hanno massacrato. Beh, però, sì, vabbè, è una cosa che può fare piacere tra quindi... Milano e provincia, ma a Milano ce ne sono un po' meno di zanzare. Okay, è andata bene, ci è andata bene. E, no, parlando invece sempre di corsa, quest'anno ci sono i mondiali. Sì, quest'anno ci sono i mondiali a Pechino, saranno a fine agosto, quindi se volete tifarmi mi raccomando. Sei sotto qua la preparazione? Sì, adesso abbiamo già cominciato e poi a metà maggio abbiamo la Coppa Europa che sarà in Spagna. E nel frattempo poi farò altre gare, adesso non ho ancora definito, però... farò delle 20 km, 10 km, forse faccio i campionati italiani indoor, adesso stiamo definendo. Ma invece, proprio in ottica mondiali, come il movimento italiano come sta? Perché noi comunque gli europei l'anno scorso qualche soddisfazione ce la siamo tolta, quindi in ottica mondiale l'Italia può dire la sua? L'Italia sì, secondo me può dire la sua, c'è una bella squadra, diciamo che hanno un passato... molto ricco di medaglie e di soddisfazioni, quindi abbiamo un'eredità gravosa da portare. Ma senti un po' di dover dimostrare le aspettative? Le senti un po'? No, in realtà vabbè, io cerco di fare il mio, poi sicuramente quando si avvicinerà la gara magari sentirò un po' di più le aspettative, soprattutto dopo l'anno passato che appunto, mi sono migliorata molto, però io cerco sempre di divertirmi e poi naturalmente do sempre il massimo. Beh, penso che per tutti gli atleti la prima cosa sia divertirsi, non lo senti come un dovere o un lavoro? No, a me piace, anche se quando faccio 30 km col freddo non mi piace tanto, però poi quando appunto vado a Pechino, visito dei posti bellissimi, mi piace tutto, sono contentissima. Senti, quindi per concludere a te, sei un atleta che corre, però hai studiato economia. Sì. Quindi un domani cosa vorresti fare? Ma non so ancora. Diciamo che speriamo che smetti più tardi possibile. Sì, sarà molti anni. Adesso sto frequentando un master, quindi sto continuando a studiare e sto frequentando Sport Management, Marketing e Society in Bicocca. Quindi un domani mi piacerebbe magari rimanere nell'ambito dello sport. Proprio in chiave economica? Sì. Sì, mi piace continuare a studiare, poi sto studiando ancora inglese, perché credo che quando vado all'estero mi serve per l'inglese comunicare. Serve, sì, esatto. Quindi un domani, non so, mi piacerebbe rimanere nell'ambito dello sport, ma vedremo. Va bene, allora Leonora, io ti ringrazio per averci fatto compagnia. Grazie a voi. E ti auguro, ti facciamo noi di OneTV in bocca al lupo per le tue gare, soprattutto i mondiali. E grazie, crepi. Sperando poi di trovarci un domani per un'altra intervista e parlare di qualche altro bel Va risultato. Bene, con qualche altro medaglia magari.
E purtroppo siamo giunti anche al termine di questa 77esima puntata di Extreme People. Abbiamo avuto oggi quattro gruppi militari, gli esponenti di quattro gruppi militari: Fiamme Oro, Fiamme Azzurre, Carabinieri, Aeronautica Militare. Ringraziamo Valentina Marchei per il pattinaggio artistico su ghiaccio, ringraziamo Rosario Maddaloni per il badminton, Giulio Molinari per il triathlon e Leonora Anna Giorgi per la marcia femminile. Quattro grandi campioni europei, italiani, a livello mondiale, ospiti nella 77esima puntata di Extreme People. Ringrazio Lorenzo Pardini, ringrazio Fabio D'Annunzio che ci hanno portato questi ospiti, che li hanno anche intervistati, e ringrazio anche tutto lo staff tecnico. Quindi ringrazio Nick, che è stato un grandissimo operatore anche oggi. Ringrazio Giulietta Calcagno, che si è alternata alla regia anche a Franco Landoni. Quindi un grandissimo staff, quello di oggi, per una puntata sicuramente che non passerà, che non dimenticheremo tanto facilmente. Extreme People numero 77. Ci rivediamo qui tra 7 giorni. Da Ricky Mezzero un grossissimo ciao.